Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Cattivissimo Me, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Per molti questo gioco sarà una sorpresa, perché non ho annunciato nulla, non avevo detto, né avevo intenzione di fare questo gioco, fino a che non mi è passato sotto mano e ho detto, ehi, perché non farlo? Alla fine abbiamo fatto molto Disney e ho detto, torniamo un attimo dall'altra parte, facciamo questo titolo. Anche perché ho dato un'occhiata velocissima e a primo impatto mi ha ricordato molto il gameplay di Megamind, quello che abbiamo fatto per PS3. Devo dire che però i Minion già non sono belli di per sé. Fatti così mi sembrano anche peggio. Comunque, credo proprio che salverò su di lui. Come vedete, ho fatto un salvataggio solo per vedere se il gioco funzionasse bene. Eliminiamolo. Tra l'altro probabilmente non state sentendo la musica perché sicuro me la bloccano per copyright. Quindi iniziamo una nuova partita. Mettiamo il salvataggio automatico. Abbassiamo un po' la musica. Giocatore singolo. Dio mio. Ho visto tossici smascellare di meno. Calmi tutti, ho un annuncio importante da fare. Ricordate quando vi dissi che avremmo messo a segno la più grande rapina di tutti i tempi rubando la luna? Eric. Eric Sanchez. E che serviva solo un prestito bancario per il razzo e tutto sarebbe filato liscio? Ma già, non è andata esattamente così. Il signor Perkins della Banca del Male dice che adesso dobbiamo versare e non solo prelevare o lui farà qualcosa di spiacevole. Ovvero? A me. Ti ho sentito, Tim. Comunque, nulla di tutto ciò ha importanza per me. Il mondo pullula di componenti per razzi. Quel che noi dobbiamo fare e trovarle. Ovviamente. Giamai. Prima che Vector completi il suo razzo e arrivi per primo. Già, un nuovo criminale, Vector. Anche lui pare voglia la luna, per cui siamo in competizione su chi ci arriva per primo. E dobbiamo rubargli il razzo miniaturizzante. Noi siamo molto, ma molto più intelligenti di Vector. Credetemi. Certo. Davvero. E il dottor Nefario afferma che, se riusciamo a trovare le parti, è in grado di costruire il razzo. Dopodiché, la luna apparterrà al criminale numero uno nel mondo e alla sua fantastica squadra di scagnozzi! Noi! Banana! Noi prepariamoci tutti! Prima di una rapina ci si deve sempre allenare! Ah beh, certo! Come no! Molto coinvolgente. Vabbè, allora, lasciamo perdere le animazioni. È un gioco PS2 alla fine, ci può ancora stare. Però, effettivamente, si vede in Megamind come questa struttura di gioco sia molto migliorata. Abbiamo quindi due raggi, questo è congelante. Ah ok, possiamo guardare su e giù e si va solamente, ok, a destra e a sinistra. Questo invece, colpo d'aria. Ok. Quindi quadrato spariamo, triangolo niente, questo saltiamo. E basta, fino ad ora abbiamo solo due tasti da una parte e due tasti dall'altra. Avanziamo. Dunque, che dobbiamo fare? Ah, ti dice anche cosa ti serve in quale sezione? Allora, aspetta. Ecco fatto. Non so più che altro cosa vuole che io faccia, però vabbè. Iniziamo ad avanzare. Non possiamo iniziare ad avanzare. Bunun. Ah, forse posso andare solo nelle porte aperte, ok. Ok, caricamento istantaneo. Fantastico. Non vedo, è troppo illuminato. Non so cosa ci sia su quello schermo.
Prima di andartene, studiamo il funzionamento delle armi e degli scagnozzi. Innanzitutto c'è la pistola ad aria. Aspetta, un attimo, perché mai mi hai dato una pistola ad aria? Mi avevi detto di costruire un'arma che spazzasse via tutto. L'ha preso un po' alla lettera. Questa pistola duplica l'altezza del tuo salto. Mentre sei in aria, salta una seconda volta per attivarla. Provaci. Ok, quindi fammi indovinare, quella di ghiaccio. Ah no, anche quella di ghiaccio lo fa. Cioè tutte le armi. Ah no, ogni volta che facciamo il doppio salto lui riutilizza quella di vento. Ah, ho capito. La pistola ad aria può spazzar via dei nemici. Perché non fai una prova su questo tizio? E se lo congelo, che mi dici? Ah, non me lo fa fare. Ehi? I nemici in fuga non possono farti del male. E attaccare ciò che è inoffensivo è... cattivo. Cattivissimo. Ovviamente. Azioni di questo tipo aumentano il tuo livello di spregevolezza. Il tuo grado di meschinità, se vuoi. Ne parleremo ancora più tardi. D'accordo. Avanziamo, allora. Cambiamo arma. Ma scusami, ma perché? Il raggio congelante può fare parecchie grandi cose. Per esempio, puoi sparare a quelle piattaforme roventi così da saltarci sopra in sicurezza. Invece che diventare una grigliata, certo. Se il ghiaccio comincia a sciogliersi, puoi ricongelare la piattaforma, ma devi fare in fretta. Va bene. Oh, calmo. No! Vabbè, allora sono scivolato, però ho capito. Ah ok, mi stavo chiedendo se si riattivasse e sì, la risposta è si riattiva, d'accordo. Molto facile per ora. Tanto questo è proprio il livello tutorial base. Anche queste piattaforme mobili congelano. Si fermano quando le colpisci. D'accordo. E mi serve fermarle? Cioè, alla fine devo andare dall'altra parte perché dovrei fermarle. Vabbè. Grazie. Grazie del consiglio inutile, però. Comunque, ho capito che questi schermi sono il punto di checkpoint. Questo, anche ok. Se sei molto elastico, è forse meglio evitare di essere stritolato. Puoi congelare i pistoni per creare un passaggio sicuro. Ovviamente. Ma perché vai da solo? Stava andando da solo. Ok, per qualche motivo era andato da solo. Ecco qua. Meno male che non abbiamo munizioni. Fa tutto in automatico. Eccoci qua. E puoi anche congelare i tuoi nemici. E chi l'avrebbe prova mai detto? Prova a sparare a quelle torrette laser per vedere che cosa succede. Sì, capo. Tanto se volo sono proiettili infiniti, che mi frega. Ogni nemico può essere sconfitto da almeno una delle tue armi. Vabbè. Mi dimentico sempre quale. Per cui dovrai fare delle prove. Sperimentare è divertente. Certo, come no. Siamo qui per quello, viva la scienza. D'accordo. Come ho già detto, ci sono tanti modi per essere cattivissimi. Tutte le volte che ti imbatti in oggetti come questi, puoi fare cose incredibilmente ripugnanti. Prova. Ovvero tipo distrugge il quadro di tua madre? Allora, aspetta. Ah, proprio... ok. Ma però... bellissimo. Sai che ti dico che in realtà non è brutto? Ok, ho capito che il triangolo serve a fare azioni. Ta-da! Ma dai! Oh, Gesù Gru. Ok. Puoi anche essere cattivissimo con i tuoi scagnozzi. Forse si lamenteranno, ma ritorneranno sempre per ricevere altre cattiverie. Fai una prova. Sono dei masochisti, insomma. E quindi, Gru? Ma dai!
conseguirai ricompense e bonus se sarai cattivissimo. Quindi tanto vale divertirsi. Esatto. Allora, credo di aver capito una cosa. Probabilmente ci sono dei minions nascosti, lo ipotizzo, nei vari livelli. E per arrivare al 100% di cattiveria devi ovviamente trovarli. Fanno parte del completismo. Se anche correndo e saltando non riesci a proseguire, chiama gli scagnozzi. Ti possono aiutare con i rompicapi. Si rivelano molto utili in questi casi. Ah beh, certo. Puoi ordinare agli scagnozzi di assumere determinati schieramenti. Poi avranno controller. Effetto le tue armi. Prima però gli scagnozzi dovranno essere schierati. D'accordo. Crea uno schieramento di scagnozzi singoli e sparagli con il tuo raggio congelante. Perché? Allora, come li chiamo gli scagnozzi? Ah, così. Ok, aspetta. Allora, non so più che altro dove devo metterlo. Proviamo qua. Ah, posso. Ok. Vai. Ma è volato via. Perché? No, fermo. Perché? Oh, divertente! Ma può essere anche utile. Alcuni pulsanti, come quello giallo, rimangono abbassati se premuti. Forza, salici sopra. Mentre quello rosso ci devi far salire qualcuno. Quanto ci fai? Altri, come quelli rossi, rimangono abbassati soltanto se c'è qualcosa che li tiene premuti. Ordina uno scagnozzo di salire sul pulsante e crea un blocco di ghiaccio come hai fatto prima. Chi l'avrebbe mai detto? Bene! Ora potrai usare gli scagnozzi congelati per abbassare qualunque cosa e per farne delle piattaforme galleggianti. Non li ho testati, ovviamente. Certamente, sia mai. Vabbè. Anche la tua pistola ad aria funziona sugli scagnozzi, credo. Ordina uno scagnozzo di mettersi proprio sotto il pulsante sul soffitto e quindi colpiscilo con la pistola ad aria. Sì, l'avevo per sbaglio già fatto, Nefario. Quello purtroppo l'ho già testato per sbaglio. Ne fa molto ridere. Fa un po' il gradasso, non credi? Però è bravo a schiacciare i pulsanti in alto e a sollevare le cose. Sì, è un pallone gonfiato, dai. Puoi anche impilare gli scagnozzi. Impilali dalla tua parte in quello spazio sul pavimento e sparagli addosso con la pistola ad aria. D'accordo, capo, ma scusami, c'è già questo impilato, non vale? Ah, ok. Con un ponte di scagnozzi puoi superare i burroni, sostenere altri schieramenti e intercettare oggetti in caduta. Certo, come no. Proviamo lo schieramento circolare. Sistemane uno sul lato destro del ponte e colpiscilo con la pistola ad aria. D'accordo. Molto particolare comunque tutto ciò, Vabbè, dai. Non ho nulla da dire. È bello però, cioè non mi sta dispiacendo. Sono meccaniche un po' strane, però dai. Puoi liberarti di uno schieramento quando non ti serve più. Usa i comandi per scorrere gli schieramenti e congedare i fan. Ok. Così, ok. Quando ci sono gli scagnozzi per creare nuovi schieramenti, liberati di quelli che non usi più per avere qualche scagnozzo a disposizione. Ho capito. Non stare lì impalato. Datti una mossa. Vabbè. Mi chiedo che cosa accadrebbe se usassi il raggio congelante e la pistola d'aria insieme. Non dovrebbe essere troppo pericoloso. Facciamo una prova. Speriamo di no. Vediamo. Perché non provi a schiacciare quel pulsante usando ghiaccio e vento? Crea un blocco di ghiaccio e colpiscilo con la pistola.
Chi l'avrebbe mai detto, Nefario? Allora, mettiamo questo qui. Congeliamolo e... ecco fatto. Ups! Chissà che fine ha fatto quel coso. Non fa niente, vediamo se riusciamo a toglierlo di mezzo. Crea uno schieramento circolare e congelalo con il raggio. Ok. Poi spara alla sfera ghiacciata con la pistola per farla rotolare contro la statua. Ruota ghiaccio, in pratica. Una variante mai vista di Pokémon. No. Ecco fatto. Ma visto che già ci siamo, aspetta. Ecco qua. Addio. Puoi anche creare una torre di ghiaccio che blocca i varchi e interrompe il flusso di aria dei ventilatori e cose simili. Vai a crearne una. D'accordo. Creiamo la torre di Babeles. Ora, vediamo che cosa le fa la pistola ad aria. Bella domanda, scopriamolo. Beh, non è stato molto utile, vero? No, direi di no. Davanti a te è un progetto? Una mappa del rompicapo. Ogni mappa dà informazioni su come completare i rompicapi scelti. Per usare un rompicapo da raccogliere quando ti trovi in una stanza, accedi alla modalità zoom e attiva la mappa. Quindi scorri le varie fasi, raccoglilo e prova. Non ho capito nulla. Tutti quegli sforzi per questo. Ah, ti dice come fare per risolvere. Quello era un omaggio. Quando sarai nel mondo reale, dovrai tenere tutte le mappe perché i rompicapi non bastano mai. Proseguiamo. Alla fine no. Vediamo. Ah, salvataggio, d'accordo. Nuovo costume per gli scagnozzi sbloccato. Il Grutorial, ma perché?